aprire l'ultimo ambito di attenzione del nostro convegno, che ha per titolo Il coronavirus e le nuove determinanti psicosociali. Il tema è molto complesso, l'argomento è molto complesso e avremo tre tematiche differenti per affrontarle. Incominciamo con la prima. Il titolo di questa prima tematica è povertà vitale, dipendenze comportamentali e stress post-traumatico. Vista la complessità dell'argomento, abbiamo ben quattro relatori per la parte scientifica e poi avremo anche la proposta pastorale. Incominciamo dunque con il primo relatore, il professor Luigi Janiri, professore di psichiatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria del Policlinico Gemelli di Roma. A lei la parola, professor Janiri. Buongiorno, grazie Chairman della presentazione. Dunque, la mia relazione verterà soprattutto sulle dipendenze, chiaramente in generale, ma anche in particolare sulle dipendenze tecnologiche, che sono delle dipendenze comportamentali. E in realtà il problema è quello di quanto questa pandemia abbia influenzato le dipendenze comportamentali, ma in generale l'attitudine alla dipendenza dei nostri pazienti, o in generale anche, per esempio, nuove dipendenze e nuove forme di dipendenza in nuovi pazienti. Quindi cominciamo a vedere la prima slide. Le dipendenze comportamentali di cui ci stiamo occupando sono dipendenze comportamentali, e in modo particolare quelle di cui brevemente parlerò sono le dipendenze da internet, la dipendenza appunto da gaming, la dipendenza da gioco d'azzardo patologico, che sono quelle dipendenze che hanno oggi come dipendenze comportamentali la dignità di essere entità nosografiche comprese nei sistemi di classificazione internazionale. Bene, detto questo, le dipendenze hanno alla base delle disfunzioni molto importanti in generale a livello di sistemi. Per esempio, parliamo dei sistemi della motivazione, della gratificazione, nel senso che il piacere che viene ricercato in queste situazioni è un piacere di tipo compensativo, il dolore è un dolore che si cerca di evitare, ovviamente, ma nell'assenza del piacere. Viene poi anche coinvolta la regolazione affettiva, con delle emozioni negative intollerabili, e l'inibizione comportamentale, che evidentemente è anche una disinibizione comportamentale. Ora, tutte queste situazioni, durante la pandemia, questi sistemi si sono potuti alterare grazie, per via di situazioni ambientali, come per esempio la chiusura, come per esempio il fatto che molti giocatori si sono dovuti spostare, per esempio, sulle piattaforme online. In molte situazioni familiari e di coppia si sono alimentate delle dinamiche di dipendenza affettiva. Altro punto importante è il fatto che appunto gli adolescenti e ragazzi e giovani adulti si sono appunto particolarmente dedicati al gaming e all'uso di internet, spesso sviluppando delle dipendenze. Ecco che quindi in quello che noi troviamo in molti studi che sono stati effettuati in questo periodo, soprattutto cinesi, perché chiaramente da lì poi è partita la pandemia, noi vediamo che è aumentato enormemente l'uso di internet, praticamente il 16 e oltre per cento dei partecipanti in uno studio ha espresso ha manifestato un aumento dell'uso di internet, e questo è un lavoro in cui la dipendenza severa è stata riscontrata rispetto all'anno precedente addirittura del 23% in più, e in quasi il 60% pazienti che avevano già una dipendenza precedente hanno aumentato il grado della loro dipendenza. Questo per quanto riguarda internet. Per quanto riguarda l'internet gaming disorder, cioè il disturbo da uso di videogiochi, noi abbiamo potuto vedere in questo studio, che insomma, fatto di un certo numero cospicuo di partecipanti, che la depressione, l'ansia e lo stress sono stati in grado di mediare tra questo stesso disturbo, cioè tra il gaming, e l'insonnia e il peggioramento della qualità della vita. Andiamo ancora avanti. Ecco, vediamo che c'è una ansia da Covid che è stata
messa in rapporto soprattutto con un uso problematico dello smartphone. Ansia che è stata riscontrata in questo studio nel 24% dei soggetti, almeno di livello moderato, mentre nel 12% dei soggetti è stata riscontrata depressione. Se andiamo avanti, vediamo il modello di questo tipo di disturbo e come potete vedere l'uso problematico dello smartphone è direttamente in rapporto a variabili, tra cui anche la paura di morire. E le notizie correlate al Covid, da una parte. Dall'altra, la specifica ansia da Covid sembrerebbe appunto essere invece indotta da questi livelli indubbiamente elevati di depressione e di ansia. Andiamo ancora avanti. Il problema del gioco d'azzardo patologico, ma da altre anche condotte di dipendenze patologiche che rivelano un coping, cioè un tentativo di affrontare questa nuova realtà così sfavorevole in modo maladattivo, quindi non adattativo. Ora sappiamo che i problemi economici, l'isolamento sociale, lo stress lavorativo possono provocare l'inizio o anche il peggioramento di un gambling, cioè di un gioco d'azzardo, e fino a farlo diventare patologico. Se poi consideriamo altri fattori collegati alla pandemia, per esempio l'incertezza sul futuro, è la solitudine, il distanziamento sociale che provoca depressione e purtroppo in molti casi anche suicidalità. La malattia e il lutto per la perdita di persone care che hanno comportato stress post-traumatico e depressione. Allora, tutto questo ha aumentato il rischio di comportamenti insalubri e la ricerca di strategie di coping che però si sono rivelate disfunzionali. Prego, la prossima. Certo, differenze individuali riflettono anche delle risposte diverse emozionali e degli stimoli stressanti, ma in generale quando queste risposte emozionali sono aumentate, il rischio è quello di una generalizzazione di queste risposte per l'appunto in senso maladattivo. Quindi gli stati negativi, affettivi, negativi, abituali, per l'appunto come risposta a stimoli stressanti, possono provocare delle condotte appunto, per esempio, di abuso e quindi poi anche generare delle dipendenze. Però delle differenze individuali possono essere anche alla base di reazioni di resilienza e quindi con possibilità di adattamento positivo. Questo per il problema appunto della vulnerabilità, della differenza individuale nella vulnerabilità. Prego, la prossima. Ma non soltanto aspetti negativi, mi sto avviando verso la conclusione. Qui vediamo appunto un programma organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Play Apart Together, cioè una promozione del gioco online appunto allo scopo di alleviare l'isolamento sociale di bambini e adolescenti e coinvolgendo in questo le case di produzione di videogame. Però poi sappiamo molto bene quanto lo smartphone è stato importante ed è tuttora importante nel mantenere i contatti tra i malati e i loro familiari. E quindi per ridurre, per quello che è possibile, al minimo i vissuti di solitudine, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. La prossima, che è quella delle conclusioni, quindi la pandemia da Covid-19 ha comportato un aumento in generale delle esperienze emotive negative fra la popolazione. Bisogna prestare attenzione particolarmente a questi quattro fattori. A un eccessivo utilizzo degli strumenti elettronici, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani adulti, per evitare lo sviluppo di una dipendenza comportamentale. Attenzione alle dinamiche chiuse, cioè alle dinamiche patologiche morbose in seno alle famiglie e tra le co e nelle coppie, che possano per l'appunto alimentare dipendenze affettive. Attenzione al problema dello spostamento sulla piattaforma online del gioco d'azzardo, che rischia di peggiorare la condotta patologica e quindi il gambling in misura anche considerevole, e lavorare sulla identificazione di caratteristiche di vulnerabilità individuali per vedere se si possono sviluppare delle strategie di adattamento di tipo appunto adattivo e non maladattivo, e quindi funzionale alla mutata situazione ambientale e relazionale. Grazie dell'attenzione. Grazie a lei, professor Janiri, e adesso passiamo subito al secondo input per questa sezione che ci è offerta dal professor Maurizio Pompili, professore ordinario del Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso,
presso l'Università La Sapienza degli Studi di Roma e direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria nell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma. A lei la parola, professor Pompili. Grazie, saluto tutti i partecipanti, Sì, grazie pronto. Tommaso Mazzarelli e gli altri membri del Ah. tavolo. E proprio sotto il primo lockdown scrissi di getto alcune considerazioni pubblicate in seguito dal British Medical Journal come opinion paper, nel quale si mettevano in evidenza le criticità della prevenzione del suicidio in questo momento così delicato, perché proprio in quel periodo, nel primo lockdown, vi era il sentore di un gran numero di suicidi riportati dai mass media, dai giornali, e quindi vi accennerò un po' quelle che erano le tipologie più presenti alcuni mesi fa. Queste considerazioni sono state così molto auspicabilmente poi riproposte proprio il 10 settembre, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, nel quale appunto si è parlato proprio della prevenzione del suicidio durante l'era del Covid-19. La prossima, per favore. Nel momento in cui si è creata la pandemia, si è parlata della tempesta perfetta perché si sono messi insieme una serie di elementi critici che potevano far temere un aumento della rischiosità suicidaria inaspettata, come fosse appunto uno tsunami del quale non si era pronti a un confronto reale. Le caratteristiche proprio di questa tempesta perfetta, chiedo la prossima slide. Sono state in qualche modo così riassunte. Prima di tutto è avvenuto in primavera, il primo lockdown, dove sostanzialmente il rischio di suicidio aumenta. Poi si è creata una condizione di solitudine così aberrante, d'improvviso, per molte categorie anche fragili. C'è stata una tempesta appunto dei mass media che è continuata con bollettini molto allarmanti. C'è stato l'impatto sugli operatori della salute e della salute mentale successivamente. C'è stata un'ansia collettiva. C'è stata la criticità economica, l'impatto sulle attività commerciali, le perdite di lavoro, soprattutto i lavori meno tutelati. Il non frequentare i luoghi di culto è stato un elemento estremamente lesivo per un gran numero di persone e quello che si è visto è che molti soggetti non andavano nemmeno adesso, vanno nei pronti soccorso per paura del Covid e quindi alcune patologie somatiche che di per sé sono associate a un peggioramento della qualità della vita e anche alla rischiosità suicidaria, non sono state più trattate. In merito alla frequenza dei luoghi di culto, non frequentarli sicuramente ha esposto dei soggetti a maggiore criticità e sostanzialmente degli studi, questo è uno studio di JAMA Psychiatry di poco tempo fa, che evidenziava che il frequentare luoghi di culto riduce il rischio di suicidio di ben 5 volte rispetto alla popolazione che non li frequenta. Quindi tutte le restrizioni che ancora oggi sono vigenti nell'accedere ai luoghi di culto possono scoraggiare alcuni soggetti che in realtà traggono beneficio proprio dal frequentare questi punti anche di aggregazione e di riflessione spirituale a non frequentarli e quindi a essere più vulnerabili. La successiva, per favore. Uno studio fatto nel Regno Unito proprio recentemente, uscito sul British Journal of Psychiatry, ha evidenziato come il well-being sia stato estremamente deteriorato durante i mesi della pandemia e come l'ideazione suicidaria sia aumentata soprattutto nella popolazione britannica. Questo ha fatto diciamo, allarmare la prossima. E ha creato sicuramente delle condizioni affinché i mezzi di comunicazione di massa in qualche modo Pronto? abbiano
sostanzialmente gridato alla possibilità che il lockdown potesse avere un grandissimo impatto sulla salute mentale e sulla rischiosità suicidaria. Però tutto questo impatto sul rischio di suicidio non possiamo ancora definirlo così consolidato, ossia quello che è stato il sentore iniziale non possiamo prenderlo come un qualcosa di totalizzante, perché i dati ufficiali li avremo solo con un congruo ritardo, per cui quello che a noi spetta fare ora è provvedere a una prevenzione efficace, soprattutto di quei soggetti fragili, di quelle categorie meno protette, che in qualche modo possono essere più vulnerabili, senza gridare al fatto che il suicidio stia aumentando drammaticamente. La prossima. E quelle che sono state le tipologie di soggetti più diciamo, toccati dalla pandemia e riportati in base agli articoli forniti dai mass media, dai quotidiani online, sono stati soprattutto gli operatori della salute che all'inizio hanno visto una grande difficoltà nel confrontarsi con un gigante molto superiore alle possibilità che si avevano appunto a disposizione. Un'altra categoria di soggetti sono stati sostanzialmente coloro che avevano paura di essere stati infettati, coloro che nella popolazione in generale hanno gridato, diciamo, all'allarmismo più totale e quindi non hanno contenuto l'ansia, l'inquietudine di un ipotetico contagio. La terza categoria di soggetti che emergeva dall'analisi dei quotidiani erano coloro che erano stati toccati dal punto di vista della crisi economica, della perdita del lavoro, del non riuscire più a mantenere la propria attività commerciale in piedi come in precedenza. Ora, tutta questa esperienza attuale va messa a confronto con l'esperienza della SARS-1, chiamiamola, del 2003, quando ci fu anche in quell'occasione una epidemia, quindi non una pandemia, ma un'epidemia più diciamo, localizzata in Asia, dove gli articoli pubblicati proprio in quel periodo ci dicono che furono gli anziani a essere più toccati da questa epidemia perché erano coloro che erano più fragili, che erano più tendenti alla solitudine. Quindi, mettendo a confronto i dati attuali, che sono ancora imprecisi, preliminari, soggetti a varie modificazioni, con i dati di allora si può avere in qualche modo una visione un pochino più nitida di quello che è stato allora e quello che potrebbe essere attualmente. La prossima. Nel periodo, vi dicevo, del lockdown, ci furono molti articoli che dicevano state lontani fisicamente, ma mantenete in qualche modo un contatto sociale, perché nell'andare avanti, nel procedere comunque con i contatti e le connessioni, era il principale antidoto per confrontarsi con la rischiosità suicidaria. Questo, diciamo, ha funzionato per buona parte, ma ha fatto gridare allo scandalo, ad esempio, negli Stati Uniti una statistica che prevedeva che nel caso di una recessione economica di dimensioni appunto, mo molto, molto grandi, ci sarebbe stata un'epidemia di suicidi da coronavirus. Ora, questa stima pubblicata appunto a giugno e che è stata diffusa dai mass media deve trovare ancora una collocazione non necessariamente. E ci auspichiamo non necessariamente si realizzerà. Prossima. In questo tempo, ovviamente la prevenzione del suicidio rappresenta qualcosa di determinante e centrale e può rappresentare anche un'opportunità, perché si sono riprese in mano alcune condizioni, soprattutto riferite al connettersi con i soggetti più fragili, a creare nuove tecnologie, a riprendere in mano una prospettiva che forse si era persa. Quindi il rifare il focus, nonostante la drammaticità degli eventi che ci troviamo a vivere, ma la possibilità di riprogrammare e rivedere quelle che sono le azioni più pratiche, rappresenta sicuramente un'opportunità che, ciò nonostante tutta appunto la drammaticità della pandemia, potrà rappresentare comunque uno sviluppo per nuovi approcci preventivi. La prossima. Vado concludendo dicendo che
un editoriale proprio di alcuni giorni fa sul British Medical Journal diceva che il trend del suicidio durante la pandemia da Covid-19 è qualcosa ancora da diciamo, definire. Ci sono nazioni che hanno fatto denotare degli aumenti, in alcune altre per certi versi una diminuzione, per altre si sta osservando. Ci sono sentori di report che in qualche modo puntano su una maggiore condizione suicidaria, ma quello che a noi spetta soprattutto di fare è occuparci della miseria umana, del dolore mentale, a prescindere da tutto, quell'ingrediente base del quale si è parlato tante volte, quel dialogo interiore che l'individuo fa con se stesso, nel quale noi possiamo insinuarci come degli aiutanti, proprio dei sostenitori per la loro condizione. Così drammatiche si trovano a vivere, ma ciononostante queste persone desiderano vivere, desiderano essere aiutate e proprio il veicolare quell'aiuto, la prossima slide, in qualche modo agevolava questo concetto, ossia l'essere chiusi a tutto e per tutto non deve necessariamente precludere le possibilità di aiuto, anzi, come contesto nel quale ci troviamo a parlare in questa cornice di un congresso così importante, così pregnante per aiutare gli individui in crisi, per essere appunto quel buon samaritano del quale abbiamo sempre sentito parlare. Ecco, noi oggi dobbiamo essere dei buon samaritani per lenire quelle ferite con l'olio, col vino, come simboli del rimarginare una ferita così grande, così potente, così apparentemente indelebile, ma che invece proprio quella potenza che ci viene insegnata del buon samaritano e che ci richiama a qualcosa appunto di estremamente più trascendente, ci permetterà anche di superare una condizione così drammatica. E quindi concludo con un panorama, se è possibile farlo vedere, perché mi piace in qualche modo così pensare che ci troviamo a vivere in una tempesta, in una condizione dove siamo in quelle acque piene di tumulto che ci fanno pensare al temere il peggio, ma che ci viene detto non temere, ossia con l'ultima slide, quel non temere si trasforma in una prospettiva avvincente invece di guardare a una nuova epoca. Speriamo che arrivi presto con l'aiuto di tutti noi. Grazie. Grazie professor Pompili, ci auguriamo tutti di far schiarire questo orizzonte, di non perdere la speranza, la fiducia, proprio per evitare conseguenze tragiche che possono sicuramente accadere, e lei qualche dato ce l'ha dato in questa situazione di emergenza sanitaria. Abbiamo recuperato il collegamento con il dottor Ribolsi, ricercatore presso l'Università Campus Biomedico di Roma. A lei la parola, grazie. Buonasera e un caro saluto a tutti e un caro saluto ai membri del tavolo tecnico e in particolare a Don Massimo che è riuscito anche quest'anno a organizzare un evento molto, molto bello e molto partecipato. Il tema di cui tratterò riguarda un aspetto particolare, quello della povertà. In particolare un aspetto che noi abbiamo identificato con il professor Siracusano, quello della povertà vitale. Perché lo mettiamo in relazione con la pandemia? Perché abbiamo detto, e lo hanno detto molto bene i relatori precedenti, effettivamente c'è stato un impoverimento economico legato agli effetti della pandemia, ma quello che noi vogliamo sottolineare in questa relazione è il dato relativo a un impoverimento non economico, ha a che fare più che altro con degli aspetti umani, relazionali, affettivi del soggetto. Voglio partire da questa slide per arrivare poi al discorso che ci interessa legato alla pandemia, per dire che il premio Nobel del 2019 contro la povertà, assegnato a questi tre ricercatori che vivono negli Stati Uniti ma non hanno una provenienza americana per lo più, e ci mostra un aspetto, in particolare le ricerche
che hanno condotto Duflo, che è una francese in realtà. L'aspetto è che l'impoverimento materiale, quindi la povertà in qualche modo, è legata sicuramente ad una ristrettezza delle risorse, è legata a delle contingenze piuttosto contestuali e in qualche modo dalla storia poi di un paese, ma c'è un aspetto che è un aspetto che è legato in qualche modo alle capacità pulsionali del soggetto. Loro avevano condotto un esperimento mostrando come la possibilità di accedere in qualche modo a beni materiali, come possono essere per esempio una certa quantità di lenticchie, fosse vincolata o meno ad aspetti, tra virgolette, pulsionali di gratificazione. Cioè entra in gioco nella dinamica della povertà e della ricchezza, dell'accesso alle risorse, qualcosa che ha a che fare con la gratificazione. Questo evidentemente ci pone una prima questione, se c'è la prossima slide, la questione di come in realtà, se noi andiamo ad analizzare un fenomeno di enorme complessità come la povertà economica, dobbiamo tenere conto di aspetti estremamente complessi, estremamente eterogenei e che hanno a che fare evidentemente con il vissuto psicologico e psicopatologico poi delle persone. Evidentemente, quindi, non si può pensare in qualche modo al dato materiale come un fattore esterno alla vita dei soggetti, ma è qualcosa che incide profondamente in una relazione bionivoca rispetto al benessere soggettivo. Lo vediamo nella slide successiva. Evidentemente esiste un legame, no, tra povertà e salute mentale ed è un legame facilmente intuibile, facilmente immaginabile, no? Un legame di relazione diretta tra questi due fenomeni. Evidentemente se si è più poveri si è maggiormente a rischio di avere una minore salute mentale. In realtà poi sappiamo che non esiste assolutamente questa, come dire, linearità casuale, ma che entrano in gioco fattori complessi. Sicuramente esiste una relazione bionivoca, perché avere una cattiva salute mentale o comunque avere delle difficoltà, una sofferenza psichica, evidentemente compromette in una società altamente performante come la nostra, la possibilità di avere accesso poi a più risorse, evidentemente. Ma come dicevamo prima, a proposito dell'esperimento dei tre premi Nobel, entrano in gioco fattori che sono difficilmente misurabili alle volte, che hanno a che fare proprio con l'aspetto, tra virgolette, pulsionale del soggetto. Noi vediamo la prossima slide, ci rendiamo conto che addirittura si comincia addirittura ad avanzare una sorta di scienza della povertà, una sorta di neuroscienza della povertà, cioè una neuroscienza che va a studiare due cose: in che modo il nostro cervello, la nostra vita psichica è condizionata dall'accesso ai beni materiali, e viceversa, in che modo la salute mentale, la nostra vita psichica determina le nostre traiettorie socio-economiche. Fino ad arrivare agli estremi, perché parlare di una neuroscienza della povertà evidentemente è, come dire, molto riduzionistico rispetto al vissuto storico ed esistenziale di ciascuno di noi e riflette, come dire, più che altro di una modalità di ragionamento estremamente positivistica, ecco, nel senso filosofico del termine. Per cui paragonare, come fanno questi autori, che pure sono autori molto importanti negli Stati Uniti, alla povertà come una malattia del cervello è una veramente estremizzazione di qualcosa che ha a che fare con la riduzione del funzionamento umano a un calcolo, diciamo così, di tipo statistico e neurobiologico. Esistono tante altre componenti. Però questo per dire che evidentemente è qualcosa su cui sempre di più si sta studiando. Se posso vedere. E infatti abbiamo dei dati che dimostrano quello che è facilmente intuibile, cioè che laddove ci sono minori possibilità di accesso a risorse e a beni materiali, c'è tendenzialmente, ma non, come dire,
in modo certo e assoluto, ma c'è tendenzialmente una correlazione con maggiori difficoltà di tipo cognitivo oppure con ritardi nello sviluppo cognitivo nei bambini. Questo in realtà è un dato molto importante perché l'accesso agli strumenti educativi, evidentemente lo possiamo ben dimostrare, non è pari per tutti, non è pari per tutti tra i paesi, tra i vari paesi, tra i vari continenti all'esterno di uno stesso paese. Basti pensare alle differenze che ci sono in Italia. Però questa slide, che è relativa alla povertà materiale, ci dice anche un altro aspetto. Che c'è un aspetto di povertà non, come dire, povertà educativa, tra virgolette, che evidentemente incide sullo sviluppo dei nostri, sullo sviluppo cerebrale dei nostri bambini. Se noi pensiamo oggi al fatto che la didattica si è completamente rivoluzionata in una didattica per lo più a distanza, poi sarà interessante capire come, diciamo, la mancata, come dire, socializzazione, il mancato contatto fisico con i docenti, che effetti possa avere. Questo non lo sappiamo, lo sapremo tra qualche anno. La slide successiva mostra appunto quello che noi stiamo cercando in qualche modo di studiare come fenomeno e anche di misurarlo. L'abbiamo già presentato, stiamo raccogliendo dei dati su questo concetto di povertà vitale, ovvero su un indice, diciamo così, di impoverimento che è solo in parte determinato dalle condizioni materiali ed economiche in cui viviamo, ma che ha a che fare con delle dimensioni di altro tipo. Noi stiamo cercando di in qualche modo classificare meglio questo fenomeno e poterlo indicizzare al fine di metterlo in relazione con una serie di fenomeni che osserviamo, sia fenomeni clinici dal punto di vista psichiatrico, sia fenomeni di carattere sociale. La slide successiva è quella che un po' porta alle nostre conclusioni e in qualche modo è quella che ci riporta un po' al tema della pandemia. Qui ci sono delle immagini sulle manifestazioni no mask, no? Sulle manifestazioni contrarie alla mascherina. Sappiamo che ci sono fasce di popolazione che negano l'esistenza del Covid. Oppure ci sono stati movimenti che, come dire, sono stati molto contrari rispetto a quelle che erano le indicazioni che i politici hanno recepito dagli scienziati. Questo è avvenuto non solo in Italia, ma da tanti paesi. Evidentemente qui noi sottolineiamo, io con questa slide voglio sottolineare quello che dice questo filosofo sloveno, Zizek, che è un personaggio molto particolare, ma dice delle cose anche interessanti, cioè questo aspetto del rigetto della legge, no? Del rigetto dell'autorità, del rigetto in qualche modo di un ordine simbolico che permetta la tutela della libertà del soggetto, laddove c'è evidentemente una spinta che apparentemente può essere libertà, no? Per cui la libertà di scelta di vaccinarsi o non vaccinarsi, la libertà di portare o non portare la mascherina, cioè la libertà, tra virgolette, idealizzata contro poi di fatto ogni principio di funzionamento sociale. E dall'altro canto l'aspetto poi centrale che in qualche modo ha a che fare con la povertà vitale, ovvero sia il rigetto, il rifiuto in qualche modo di un ordine di legge precostituito e che garantisca in qualche modo il rispetto sostanzialmente civico e sociale e che è qualcosa che apre molto a nostro parere con la povertà vitale e quindi non con qualcosa di materiale, ma qualcosa di più che altro di valoriale, relazionale e affettivo. E con questo chiudo e vi ringrazio. Grazie a lei, dottor Ribolsi, e con il suo intervento abbiamo un quadro piuttosto chiaro di quali sono appunto le determinanti di questa condizione in riferimento alla povertà vitale, alle dipendenze comportamentali e alle patologie tragiche in cui ci si può ritrovare. A questo punto la proposta pastorale. Richiamiamo, l'abbiamo già ascoltato questa mattina, don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro. Questa mattina ci ha parlato più del lavoro e quindi quest'altra dimensione che riguarda più i problemi sociali, a lei la parola, Don Bruno. Grazie, buon pomeriggio.
Anche qui abbiamo alcune slide che ci aiutano a riflettere, condividere una riflessione molto sintetica, però che va un po' al punto della questione. Prego, ok. È interessante fare riferimento all'ultimo rapporto 2020 su povertà e esclusione sociale che Caritas Italiana ha pubblicato poche settimane fa. Perché lì troviamo alcune analisi molto interessanti su quello che è successo durante il periodo ovviamente della prima ondata cosiddetta del Covid-19. C'è stato un incremento del 105% del numero di nuove persone assistite e il 30% di quelli che hanno beneficiato di aiuti sono cosiddetti nuovi poveri, cioè ci sono dei fenomeni nuovi. Nell'orizzonte, diciamo così, del bisogno caritativo che aprono interrogativi, ma aprono anche attenzioni da un punto di vista pastorale. E per esempio, uno dei fenomeni, ma questo è stato già ricordato più volte in questo convegno, è l'impossibilità, per esempio, da parte di alcune persone, di alcuni bambini, ragazzi, di poter accedere alla didattica a distanza. Oppure in forte crescita anche tutta una serie di problematiche psicologiche, conflitti di coppia, violenza, problemi educativi, fatiche nel gestire le persone disabili, invalide, malate che sono dentro casa, all'interno delle mura di casa, e conflitti intergenerazionali tra genitori e figli. Cioè ci sono tutta una serie di nuove povertà che oggi chiedono di essere viste e analizzate. L'altra slide ci propone il tema delle fragilità, tema della fragilità relazionale, che è una grande questione, appunto, accanto a quella economica. Se vogliamo, il tema del lavoro ci apriva soprattutto sulla povertà economica. Qui al centro mettiamo la povertà relazionale, mancanza di educazione, di formazione, l'assenza di cura. A volte anche la chiusura in se stessa, egocentrismo esasperato, incapacità di aprirsi agli altri, fatica di aprirsi agli altri. E mi verrebbe utile, ci potrebbe essere utile a tutti riprendere quello che è lo studio di Elisabeth Kübler-Ross, in un libro ormai famoso di anni fa, pubblicato anche tradotto in italiano, intitolato La morte e il morire, sulle cinque fasi che attraversa la persona che scopre una malattia terminale. La Kübler-Ross parla di malattia terminale, di crisi davanti alla fase finale. In realtà poi lei dice che queste crisi personali vale per ogni perdita e quindi possiamo così applicarlo anche alla condizione della pandemia. E quali sono questi cinque passaggi? La negazione, forse anche la frase andrà tutto bene, no? In qualche modo negava il problema che c'era. La rabbia, proteste, incattivimento, inizialmente se ricordate contro i cinesi, poi contro gli immigrati, gli untori di un'altra regione, la regione magari più colpita rispetto a quella meno colpita. La terza fase della crisi è la negoziazione, quindi l'accettazione poi della realtà e delle limitazioni. E la quarta, la depressione. Che potrebbe essere sintetizzata nella frase: ma come ne usciremo? E ne uscirò, questo è il dramma di tante persone. E da ultimo l'accettazione, cioè la convivenza con il virus, con le quarantene e con tutto quello che può capitare, ma dentro a passaggi graduali. Tutto questo perché? Perché allora la pastorale che risponde, diciamo così, alle problematiche più legate al tema della povertà e delle nuove povertà, non può che essere che una pastorale di prossimità. Qui ci sono alcune slide che possono sintetizzare il nostro percorso e ce lo dice Papa Francesco in Laudato Si 219 in una frase che secondo me è molto sintetica ma anche molto pregnante, cioè ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie. E questa è la prima istanza che avvertiamo necessaria, cioè davanti a un problema sociale come è il disagio psicologico, la reazione di abbandono in cui la persona può trovarsi davanti a nuove condizioni di povertà, i dati che Caritas stesso
stessa ci offre dicono questo, cioè tanta gente si trova in una condizione assolutamente inedita nella propria vita. Non era mai successo di dover bussare alle porte di Caritas o di una mensa per avere il pacco, per avere qualcosa. Ecco, tutto questo ha generato la necessità appunto ancora più forte di costruire reti comunitarie. Reti comunitarie che dice, questo il, diciamo quello che è il punto cardine anche della vita ecclesiale, cioè la Chiesa è come esperta non solo in umanità, ma potremmo dire esperta in comunità, cioè in tessere relazioni e inserire la persona al di là di quello che può essere un isolamento in casa, inserirla dentro alle relazioni che lo costituiscono. È interessante quello che è stato detto prima circa l'impatto che la vita religiosa o meno può avere su persone, perché è verissimo questo, cioè le persone hanno bisogno di punti di riferimento. A volte basta una telefonata, una vicinanza, un grido ci sei, proprio per dire come quella persona è importante dentro un tessuto comunitario. E quindi la pastorale potrebbe essere vista, e qui mi rifaccio, si riprendi la slide di prima, mi rifaccio a quattro parti del corpo umano che potrebbero diventare quattro parti che dicono un allenamento particolare da un punto di vista della spiritualità, ma anche da un punto di vista proprio della esperienza comunitaria. La prima è l'allenamento degli occhi. Gli occhi significa aprire gli occhi sulle nuove forme di povertà, tenendo conto che soprattutto in questa pandemia si è rivelata ancora più vera quello che vengono chiamate la diffusione di povertà invisibili, di poveri invisibili, cioè di persone che non hanno megafoni, che non hanno testate di giornali, che non gridano, non urlano, non hanno voci, e nemmeno a volte i partiti politici, le persone che normalmente li rappresentavano, non hanno nessuno in grado di dire e di poter dire il loro disagio, di far dire, urlare il proprio disagio. Ecco, la comunità cristiana in primo luogo potrebbe fare questo, aprire gli occhi ed educare ad aprire gli occhi proprio sulle condizioni di povertà invisibili. Secondo allenamento, allenare i piedi. Allenare i piedi significa, in maniera simbolica, capire come le persone, il compito è quello di rimetterle in piedi, e rimetterle in piedi quindi allenarle a camminare con le proprie gambe, aiutare ad alzarsi, a liberarsi dalle catene delle schiavitù. Sono state ricordate alcune schiavitù, l'alcol, il gioco d'azzardo, e questo tipo di schiavitù sicuramente chiedono un rialzarsi rispetto a una vita comunitaria e gli altri che attendono la propria esperienza, la propria vita come valore aggiunto della vita sociale. Terzo allenamento, allenare il cuore. Questo significa, e ce lo dice molto bene Papa Francesco nella Fratelli Tutti, e significa fondamentalmente dare tempo. Sappiamo che su questi temi spesso, sui temi soprattutto delle nuove povertà, spesso la prima cosa, la prima lamentela che avviene è quella di dire ma non abbiamo fondi, non abbiamo soldi, oppure ecco, in realtà l'allenamento del cuore significa innanzitutto dare tempo. Papa Francesco, guardando al Samaritano, ricorda come la prima cosa che il Samaritano fa non è mettere a disposizione solo delle cose, ma in primo luogo è mettere a disposizione proprio tempo, dona tempo. E quindi qui ci sta l'attenzione del cuore. E addirittura, sempre in Fratelli Tutti 194, Papa Francesco ci dice che questo è un modo per farci prendere l'anima e il cuore dei poveri. Essi hanno diritto di prenderci l'anima e il cuore. Da ultimo, l'allenamento delle mani al servizio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è fondamentale un esercizio di cristianesimo vissuto. Anche qui ci vengono in soccorso alcuni riferimenti di Papa Francesco. Penso sempre al numero 40, alla Fratelli Tutti, al numero 43, dove dice c'è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, cioè di una vicinanza molto concreta, come ho ricordato prima. Accanto a questo, però, l'allenare le mani significa fondamentalmente
davvero costruire una comunità di servizio. Mi pare importante riprendere l'insegnamento di un filosofo italiano, Silvano Petrosino, che riflettendo proprio sulla condizione della pandemia, dice che forse la pandemia ci sta rivelando esattamente questo, cioè una comune fragilità che smonta tutta l'antropologia del successo di cui siamo contornati e che abbiamo continuamente alimentato in questi anni. Cioè dove l'uomo realizzato è l'uomo che non deve chiedere mai, che è quello. Invece la pandemia ha dichiarato sostanzialmente una interdipendenza relazionale fondamentale, per cui questo significa anche recuperare davvero le mani di ciascuno, il servizio di ciascuno, perché questo può davvero migliorare la condizione nella quale siamo. Da ultimo richiamo politico, perché le mani servono anche le mani della politica, perché non possiamo pensare a una risposta a questi bisogni che siano semplicemente caritativi e relazionali a livello personale. Questa è una risposta, ma la Fratelli Tutti lo dice molto bene al numero 186, quando dice, fa l'esempio del bisogno di un anziano che deve attraversare un fiume, no? Allora, certo, si può farlo attraverso uno che prende la propria barca e lo porta dall'altra parte, ma la politica è quella che costruisce il ponte. Ecco, questa immagine di Fratelli Tutti ci dice molto bene come la politica è fondamentale, cioè le istituzioni possono fare molto per creare le condizioni perché quelli più fragili, gli ultimi, quelli che nessuno ascolta, in realtà possono trovare ascolto nel nostro tempo. Quindi penso che una pastorale in tempo di pandemia, nei confronti delle nuove povertà, passi attraverso questi allenamenti della nostra umanità. Grazie. Grazie a lei, Don Bruno, soprattutto per questi quattro consigli che ci ha regalato in chiusura e anche per il riferimento alla politica, perché opinione diffusa a volte è che da questo mondo non possa venire niente di buono, invece noi sappiamo che ci sono delle energie vitali che basterebbe illuminare un tantino per essere a frutto di tutta la comunità civile. Grazie ancora e con questo abbiamo chiuso, certo non esaurito, il tema delle determinanti della condizione, della povertà vitale, dei disturbi comportamentali. Passiamo al secondo tema di questo quarto ambito, che è un argomento molto specifico, e cioè il mutamento tecnologico e le trasformazioni in atto nel metodo della psicoterapia. Ad illuminare il tema ci sarà il professor Daniele Labarbera, che è professore ordinario di psichiatria del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell'Università degli Studi di Palermo. Grazie per il suo esauriente contributo. Professor Daniele, a lei la parola. Grazie per la presentazione, buon pomeriggio a tutti i presenti, molto lieto di poter dare un contributo a questo importante convegno che quest'anno affronta dei temi di straordinaria importanza e tutta una serie di aspetti che si stanno svolgendo davanti ai nostri occhi nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Allora, se posso avere le mie slide, per favore, la prima. Comincerei col dire che tutti gli eventi inusuali, eccezionali, dalla portata ampissima, dagli effetti molto estesi e dall'impatto molto intenso sulla vita di ogni individuo e della comunità, sono in grado di attivare forti spinte emotive e irrazionali. Ecco, il che da un punto di vista della psicologia del profondo significa determinare una forte attivazione di contenuti inconsci e quindi intensificare la relazione conscio-inconscio, avvicinando la dinamica e i complessi dell'inconscio alla coscienza. E senza alcun dubbio, tra tutti gli eventi inusuali, eccezionali, ampissimi, estesi e molto intensi, la pandemia da Covid-19 e tutto ciò che ha comportato finora sono qualcosa che non ha precedenti né termini di paragone. È il prevalere di una modalità di funzionamento psichico di tipo non razionale può, ad esempio, spiegare, almeno in buona parte, il proliferare incontrollato e incessante durante tutto il periodo di diffusione del virus fino a oggi di fake news, di teorie complottiste o negazioniste, di ipotesi alternative a quelle scientifiche, quasi sempre assurde, bizzarre, stravaganti, sulle origini del virus e del contagio, come è stato anche richiamato poc'anzi. Questo rumore di fondo informazionale
che ha determinato una sorta di sovraccarico infodemico, favorendo la diffusione di notizie false, di dati erronei, di collegamenti incongrui e scorretti tra aspetti indipendenti tra di loro o tra fatti casuali, è uno dei segnali di stress collettivo, ma a sua volta è anche una causa del suo aumento. Inoltre, da 10 mesi a questa parte, praticamente dal mese di febbraio, quando abbiamo cominciato ad avere i primi contatti informativi con le notizie della pandemia, la mente individuale, ma anche lo psichismo collettivo di larga parte del pianeta, questo è un fatto assolutamente unico nella storia dell'uomo, sono stati per così dire agganciati dal problema della diffusione della pandemia in un modo che appunto non ha precedenti, sia per intensità che per estensione. Un'altra questione molto particolare che connette direttamente la dimensione psicologica con quella psicopatologica riguarda il fatto che per cautelarci nei confronti del virus e per attuare al meglio le norme di sicurezza, i nostri comportamenti fisiologici si sono dovuti avvicinare a quelli psicopatologici. Il che equivale a dire che la pandemia ha praticamente sdoganato le condotte ossessivo-fobiche, lavarsi le mani ripetutamente e disinfettarle di continuo, attenzione estrema a tutte le possibilità anche indirette di entrare in contatto col virus attraverso le superfici o gli oggetti, ipercontrollo ambientale, protezione dal contatto con gli altri, mantenimento della distanza, attenzione elevata su persone o cose che possono rappresentare un fattore di rischio, immaginando che il virus possa essere dovunque, in chiunque. E allora, come psichiatri e psicoterapeuti, il nostro argine al malessere psichico in questo difficile e complicato periodo si è dovuto quindi necessariamente estendere a modi del funzionamento mentale alterati, disfunzionali, direttamente innescati da alcuni dei modelli, dei molti aspetti della pandemia e del suo impatto sulla psiche individuale e collettiva. E in questo impegno il ruolo delle tecnologie e della comunicazione è stato di straordinaria importanza. E infatti da febbraio di quest'anno sino a oggi abbiamo potuto tutti apprezzare l'enorme opportunità che ci è stata offerta dalle reti e dai dispositivi tecnologici, è stato più volte ricordato durante questo convegno, l'opportunità di ridurre in maniera notevole il danno sociale, culturale ed economico legato alla pandemia. In qualche maniera le tecnologie ci hanno salvato in un certo qual senso. E grazie all'enorme contributo delle tecnologie, se in molte attività, tra tutte quelle didattiche e accademiche, hanno potuto proseguire nei canali virtuali. E varrà la pena di riflettere che se la pandemia fosse avvenuta soltanto 20 anni fa, avremmo dovuto dichiarare il default di tutta l'istruzione di ogni ordine e grado, oltre che di numerosissime altre attività professionali e scientifiche. I mezzi tecnologici ci hanno consentito in parte di salvare, di mantenere, di proseguire molte di queste attività. Questo improvviso emergere delle tecnologie della comunicazione al rango di strumenti indispensabili, imprescindibili e insostituibili ha anche determinato in maniera estremamente rapida il venir meno di ritrosie, pregiudizi e resistenze di coloro che fino a qualche settimana prima ritenevano che questi mezzi fossero rinunciabili se non addirittura deleteri. Tra gli effetti sociali della pandemia, uno dei più interessanti è stato quindi certamente quello di una generalizzazione dell'uso della rete e dei dispositivi e una rapida e significativa crescita della competenza tecnologica nella popolazione generale, colmando, almeno in una certa parte, il gap che ci distanziava dalla maggior parte delle nazioni europee. Certamente uno degli ambiti nei quali il mezzo tecnologico ha svolto un ruolo vicariante significativo della relazione in presenza è stato quello della psicoterapia, e adesso approfondirò il tema centrale della mia presentazione. Estremamente ampio il numero degli psichiatri, degli psicologi, degli psicoterapeuti, degli ambulatori, delle strutture pubbliche che hanno iniziato a seguire pazienti in remoto,
così come di straordinaria importanza e valore la quantità di servizi di supporto online al disagio psichico direttamente legato alla diffusione del Covid-19 e alle restrizioni sociali e al lockdown. Noi stessi nella nostra struttura abbiamo da marzo ad oggi attivato due differenti servizi. Il primo, PsicoHelp, nel mese di marzo, che riguardava proprio una possibilità di offrire sostegno psicologico immediato, telefonico o attraverso Skype, attraverso anche incontri ripetuti, colloqui ripetuti a persone che fossero in condizioni particolari di ansia, disagio, depressione. E il secondo servizio, SPOC, lo sportello di ascolto e cura del disagio psichico post-Covid, riservato ai pazienti che, superata la malattia Covid-19, presentino ancora disturbi psichici o neuropsichici. È noto che una certa quantità di pazienti che superano la patologia presentano per periodi anche abbastanza protratti tutta una serie di sintomi neuropsichici, dalle vertigini, una cefalea, una forma particolare di depressione asteniforme con diminuzione dell'iniziativa, con disturbi del sonno, e quindi ci è sembrato opportuno fornire proprio una possibilità di supporto a questi pazienti che sono usciti dall'esperienza della patologia ma non hanno recuperato al 100% il benessere psicologico. La prossima slide, se possibile. Ecco, allora, dopo 10 mesi di intensa esperienza online, o come qualcuno propone on life, certamente molto più capillare, estesa e diffusa di quanto non fosse mai stato sperimentato prima. La psicoterapia online la conosciamo da almeno 20 anni, ma è in questi mesi che è diventata, diciamo, uno strumento molto più ampio e molto più diffuso tra tutti i professionisti. E allora siamo in grado di far emergere una serie di considerazioni sugli aspetti metodologici della psicoterapia esercitata attraverso i mezzi tecnologici. La prima immediata riflessione riguarda quella che risulta essere l'assenza incolmabile dell'esperienza in remoto, ossia il corpo. Nonostante l'evoluzione dei sistemi tecnologici e l'ampissima diffusione della banda larga consentano un'eccellente qualità di connessione pressoché in ogni luogo, tuttavia lo schermo, come mezzo che consente un collegamento, come interfaccia efficace del contatto tecnomediato, però ha anche una forte valenza di filtro e barriera. Questo aiuta a comprendere quello che può essere considerato lo scarto incolmabile che esiste tra le interazioni in presenza e in remoto, tra le modalità di incontro, come noi le definiamo, in vivo, cioè in presenza, e in vitro, cioè in remoto. Quindi il dispositivo tecnologico, pur nella sua straordinaria potenza ed efficienza, fa quindi sperimentare una sorta di raffreddamento del campo relazionale, dovuto alla virtualizzazione o iconizzazione della presenza, e dovuto anche alla messa a distanza degli attori della relazione attraverso l'interposizione di una tecnologia fredda, come sono appunto le reti, come sono i computer, come sono le tecnologie informatiche. La prossima. Ecco, la potenza e l'intenzionalità degli sguardi, i loro incontri, l'intensità delle loro interazioni, la quantità di emozioni che i contatti oculari veicolano in modo diretto e immediato, sono uno degli aspetti maggiormente filtrati dai dispositivi che rendono quello che nelle relazioni in presenza è aspetto centrale e fondativo della relazione, cioè il contatto oculare diretto, una componente eccentrica e marginale, non sempre facilmente orientabile e sostenibile. Guardo la telecamera, guardo lo schermo, guardo il riquadro a destra, guardo il riquadro a sinistra. Certamente l'incrocio degli sguardi risponde a dinamiche e vettori completamente diversi rispetto a quello che accade nella relazione in presenza, nella relazione dal vivo, come la definiamo noi. La corporeità, infatti, in psicoterapia contribuisce in maniera determinante alla creazione di quel campo psichico all'interno del quale gli aspetti consci e quelli inconsci del paziente e del terapeuta si confrontano e dialogano. E quindi il corpo, la sua presenza,
I suoi segnali, la postura, sono attivatori specifici di questo campo psichico e sono in grado di orientarlo in molti modi possibili, in molti modi contemporaneamente. Allora, la psicoterapia non va certamente considerata soltanto come interazione verbale o testuale, ma è certamente un processo che coinvolge la psiche e il sistema di memorie e di affetti di due persone, e l'apparato psichico dispiega la sua presenza e la sua efficacia lenitiva, contenitiva, trasformativa, grazie anche a tutto l'apporto variegato e differenziato del non verbale, al quale viene affidato, in alcuni passaggi anche critici del lavoro psicoterapeutico, tutto il compito di veicolare le comunicazioni più significative e decisive. E varrà la pena di ricordare come il non verbale viene fortemente filtrato, come in questo momento sta accadendo a noi tutti mentre stiamo comunicando. Il non verbale viene filtrato, viene in qualche maniera sfumato, viene ammorbidito e quindi perde un po' la sua consistenza, la sua intensità e la sua pregnanza, che invece mantiene pienamente nelle relazioni in presenza. E basterebbe a questo proposito pensare a quanto afferma Daniel Goleman nei suoi scritti sull'empatia e l'intelligenza emotiva, scritti che hanno avuto una diffusione straordinaria alcuni anni fa, sulle interazioni inconsce che si realizzano quando due persone stanno cercando di mettersi in sintonia attraverso una sorta, come la chiama lui, di danza del non verbale, per cui ai gesti e alle variazioni mimiche e posturali di uno, anche molto fini, molto minuti, corrispondono analoghi mutamenti gestuali e corporei dell'altro. Quindi due persone si mettono in sintonia, si mettono in accordo emotivo attraverso un'inconscia messa in parallelo del non verbale dell'uno col non verbale dell'altro. Tra l'altro, diciamo, le scienze della comunicazione umana ci hanno già da tempo indicato come tutta la regolazione del non verbale avviene per la maggior parte a livello di non consapevolezza, una dimensione preconscia o del tutto inconscia. Allora, da queste considerazioni deriva anche l'importanza del setting tecnomediato, che deve il più possibile ricreare quell'insieme di riferimenti spazio-tempo relazionali che codificano l'incontro, conferendogli una cornice di garanzia, di stabilità, di affidabilità. Varrà la pena di considerare la psicoterapia a distanza allora come una forma differente di interazione psicologica, nel quale allo smorzamento di alcune modalità interazionali, come abbiamo cercato brevemente di dire, può eventualmente coincidere l'esaltazione di altre, per esempio il ruolo della voce, il suo tono, le sue inflessioni, il suo ritmo, le sue variazioni, finiscono per assumere un ruolo preponderante nella scena terapeutica della psicoterapia online. E bisognerà anche tenere conto che i rischi che l'intermediazione della tecnologia, che di per sé evoca aspetti ludici e una dimensione fredda e superficiale del contatto, attivi una forma di parziale e inconsapevole disimpegno e nel paziente e nel terapeuta. E tutto questo, al contrario, richiederà uno sforzo di presenza, uno sforzo di concentrazione e di elaborazione ulteriore. Infine, per quella che è la nostra esperienza ventennale, ci sembra di poter affermare che, laddove possibile, almeno gli incontri iniziali di un percorso di psicoterapia a distanza dovrebbero essere svolti in presenza, in quanto il portato di tale relazione, con la sua articolazione nello spazio vitale, che è uno spazio fisico reale che si arricchisce delle vibrazioni emozionali degli attori del processo di cura, anche se limitata a poche sedute, tende a risuonare di sé anche negli incontri in remoto, colmando anche parzialmente il vuoto della presenza. Quindi certamente è un vantaggio poter iniziare una psicoterapia online con qualche incontro dal vivo che possa in qualche maniera avviare in maniera più favorevole, più intensa e più pregnante il contatto tra terapeuta e paziente. Qualche piccola ulteriore accenno, se ho ancora un po' di tempo. Ecco, abbiamo visto come le tecnologie hanno supportato molto del lavoro psichiatrico e psicoterapeutico in questi mesi. D'altro canto, non dobbiamo ricordare anche un altro aspetto legato al mutamento tecnologico, e cioè come le tecnologie
almeno da due decenni, siano degli straordinari fattori di cambiamento degli stili di vita, e quindi vanno a influenzare dall'altra parte la psicologia, la psicopatologia, i comportamenti umani, e inevitabilmente quindi modificano anche le richieste dei pazienti in psicoterapia e introducono anche delle esigenze differenti nell'ambito del lavoro psicoterapeutico. Se ho un po' di tempo ancora vorrei accennare a questa questione, servendomi anche delle slide. Ecco, allora vorrei introdurre quest'ultima questione con questa citazione. Siamo in un'epoca in cui anche l'ultimo angolo del globo terrestre è stato conquistato dalla tecnica ed è diventato economicamente sfruttabile, in cui qualsiasi evento, in qualsiasi luogo e momento è divenuto rapidamente accessibile, in cui si può vivere nel medesimo tempo un attentato in Francia e un concerto sinfonico a Tokyo, in cui il tempo non è più che velocità, istantaneità, simultaneità, mentre il tempo come storicità autentica è del tutto scomparso. È uno scritto che sembra essere stato elaborato stamattina, in realtà ha circa 70 anni ed è di un genio della filosofia che si chiama Martin Heidegger, è diciamo grande pioniere, grande intellettuale che evidentemente aveva in qualche maniera anche previsto l'evoluzione del mondo tecnologico e le sue problematiche, i suoi momenti e i suoi aspetti di criticità. Io ho ancora un po' di tempo? Sì, se vuole ancora qualche minuto può prenderlo, professore. Bene, allora procedo con le slide, grazie. Allora, il mondo tecnologico e le esperienze tecnomediate entrano in psicoterapia, quindi un altro aspetto della questione del rapporto tra psicoterapia e mutamento tecnologico. La prossima. E certamente, perché i pazienti ci parlano delle loro esperienze negli ambiti virtuali. Alcune di queste esperienze sono molto significative, molto intense, hanno un impatto molto forte sulla vita mentale, sulla sfera affettiva. E alcune di queste esperienze sono anche alla base di una franca psicopatologia. Quindi oggi gli strumenti tecnologici interagiscono in molti modi con la nostra mente. E sicuramente non pare possibile affrontare il problema della cura psicologica dei soggetti nella postmodernità senza sviluppare una profonda comprensione di questi fenomeni di mutamento culturale che sono direttamente legati al cambiamento tecnologico. E se ciò è ed era già particolarmente vero per gli adolescenti, lo è oggi allo stesso modo e se possibile ancora di più per i pazienti di ogni fascia di età ed estrazione, perché la rapidità del mutamento culturale e sociale si generalizza velocemente a tutta la collettività ed è alla base del disagio specifico della contemporaneità. Quindi la percezione di un vuoto interiore insieme con una sensazione di insignificanza e di insensatezza sono determinanti di un malessere che non può facilmente attivare una consapevolezza e un desiderio di comprensione, quindi una domanda di aiuto. Quindi questi aspetti interferiscono anche con il nostro lavoro. Un malessere incomprensibile, indefinibile, in quanto la solitudine interiore che oggi si diffonde sempre di più e l'incapacità di costellare gli aspetti profondi delle relazioni affettive che lo sottendono sono spasmodicamente compensati da un ricambio vorticoso e consumistico dell'oggetto e da una sua illusoria abbondante, facile e immediata disponibilità. E a tutto questo scenario culturale e sociale indubbiamente contribuiscono e concorrono le tecnologie con il loro uso abituale, con l'uso eccedente, con il loro uso additivo, e impedendoci soprattutto quella capacità di silenzio mentale e quindi quella capacità di otium, quella condizione di quello stato della mente di riposo, di quiete, in cui si attiva il pensiero laterale e in cui si attivano anche dei processi creativi. Ecco, oggi c'è anche un problema molto importante relativo al rapporto tra le tecnologie e la creatività umana, perché se è vero che gli spazi virtuali, se è vero che tutte le risorse che il digitale ci mette a disposizione, alcune delle quali abbiamo avuto modo di valorizzare e di approfondire durante questa breve presentazione, possono essere quindi uno stimolo per risorse che possiamo mettere a favore della creatività, a disposizione della creatività, è pure vero che
diciamo, la pervasività e l'invadenza delle tecnologie quando l'uso che ne facciamo diventa estremamente diffuso, generalizzato, pervasivo, e quando non ci consente di vivere momenti di ricchezza, di solitudine interiore, appunto di pensiero laterale, di riflessione, di pausa, e quindi di cambiare il ritmo frenetico del rapporto con le macchine per recuperare un ritmo, diciamo, psicobiologico più naturale. Tutto questo va a detrimento della nostra vita interiore, quindi va anche a detrimento dei nostri processi creativi. E vorrei ricordare, magari qui termino, che la creatività è un grande fattore di benessere. La creatività è un elemento che ci accompagna nella nostra crescita psicologica, ma anche in tutte le fasi della vita, rappresenta sempre un contatto con la dimensione del simbolico e dell'immaginario, che attiva anche i nostri processi di sensibilità etica, di sensibilità relazionale, di sensibilità estetica, direi anche di sensibilità religiosa. Quindi diciamo, il compito che noi abbiamo oggi come comunità umana è di ricavare il meglio dalle risorse della tecnologia, metterle a disposizione di processi di sviluppo umano, e quindi poter in qualche maniera impiegare questi mezzi per favorire uno sviluppo della conoscenza umana e della coscienza umana. Grazie. Grazie a lei, professore. Le ho concesso volentieri qualche minuto in più, perché è stato così gentile a notare che il tempo stava per finire, quindi a gentilezza si risponde con gentilezza. Grazie ancora, perché è stato molto esauriente e chiaro nel presentarci il tema. Evidentemente il mutamento tecnologico non riguarda solo il mondo della psicoterapia, questo è sotto gli occhi di tutti. E in particolare riguarda anche il mondo dei giovani, e proprio perché si parla di mutamento tecnologico abbiamo chiesto ancora a Don Michele Falabretti, che abbiamo già ascoltato questa mattina, di dirci una sua parola su questo aspetto. Ricordo che Don Michele Falabretti è il responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Don Michele, a lei la parola. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e per la pazienza che avrete per me. Vorrei ringraziare il professore per quello che, anch'io lo ringrazio per quello che ha appena detto, perché è stato molto illuminante su diversi passaggi. E vorrei dire subito una cosa per non essere frainteso poi successivamente. Anche io che un po' troppo in fretta noi ci si sia buttati su quest'idea che il digitale potesse essere qualche cosa di così positivo, di così favorevole. Questo è capitato molte volte e spesso nei discorsi sui giovani, cioè come se il digitale fosse quella grande novità con la quale avremmo potuto avere a che fare, e soprattutto quella grande novità che ci avrebbe aperto chissà quali porte. Quindi io penso che anche nella pastorale, anche in relazioni pastorali, noi abbiamo visto un po' alla volta i limiti che il mondo della rete, il mondo digitale hanno, soprattutto nel non favorire, come si diceva qualche minuto fa, una comunicazione e una relazione, io direi una empatica, una relazione che tenga conto di ciò che siamo più che degli strumenti che possiamo utilizzare. E io penso anche, non so se saranno tutti d'accordo, ma mi sembra di aver colto questo disagio nei giovani stessi, negli adolescenti e nei giovani stessi, per non parlare dei bambini e dei ragazzi. Nel senso che i primi giorni del confinamento, della primavera in modo particolare, mi sembra che gli strumenti digitali sono sembrati a loro salvezza, è come se li avessimo visti come quelli più avvantaggiati, perché utilizzandoli con naturalezza, utilizzandoli più spesso, abbiamo pensato e creduto che loro nel confinamento
non avrebbero sofferto più di tanto. In realtà poi, dopo pochissimo tempo, quasi in diretta, ci siamo accorti che tutto questo non era vero. Sappiamo che la didattica a distanza non è la stessa cosa della didattica in presenza e ci siamo accorti che gli stessi ragazzi dopo un po' si sono veramente stancati. Tant'è vero che c'è stato una sorta di effetto elastico appena finito il comitato nei luoghi magari non immediatamente della movida così come la intendiamo di solito, ma anche solo, chiamiamoli, i luoghi dell'incontro, il poter bere una birra insieme, il poter stare lì a chiacchierare, chi non ricorda i famosi Navigli di Milano che immediatamente si sono fatti. Ecco, questa cosa ci ha fatto capire subito che la dimensione della rete è una dimensione importante che c'è, con la quale dobbiamo fare i conti, non va mitizzata e credo che sia veramente un errore pensare che di fare azione giovani uguale digitale. Però noi, ecco, io penso che sarebbe intelligente questa cosa, non lanciarsi, buttarsi in modo acritico sull'uso del digitale, pensando che siccome lo fanno loro lo dobbiamo fare anche noi, questa equazione sarebbe semplicemente del giovismo, ma dobbiamo cercare di capire, perché anche questa cosa è innegabile, che cosa sta cambiando nei giovani e nelle persone la dimensione della rete e del digitale. Faccio un esempio. Penso che tutti gli adulti capiscano bene questa cosa. Quando i ragazzi utilizzano soprattutto i social, intanto ci vede a dire, quando i social sono diventati un pettegolaio, un luogo solo di curiosità, di un luogo così non molto pulito, diciamo così, nelle relazioni, penso soprattutto a Facebook, quando i social sono diventati la pancia, ragazzi sono andati, fuggiti. Oggi i ragazzi non sono più in Facebook. Perché? Perché ci sono andati gli adulti e perché gli adulti su Facebook si comportano in un certo modo. Ma vorrei dire soprattutto questa cosa, che loro hanno trovato in alcuni elementi della comunicazione digitale la capacità e la possibilità di esprimersi in modo particolarmente nuovo e, se vogliamo, interessante. Penso a quello che i ragazzi fanno dell'unione tra immagini, musica e parole. Quando loro pubblicano, per esempio, una storia su Instagram, appunto dicono «ho pubblicato una storia su Instagram». Che cosa è per loro una storia pubblicata su Instagram? È una fotografia, una musica che dura pochi secondi, che accompagna quell'immagine, e sono tre parole. Questa cosa destabilizza un po' gli adulti, come me, o almeno, diciamo così, a me destabilizza. Per me raccontare una storia significa ascoltare una narrazione, ascoltare una persona che parla, una persona che ha il potere di utilizzare la parola per far scatenare il mio immaginario. Questa cosa i ragazzi oggi la fanno utilizzando la tecnologia. E allora ne consegue che proprio quelle relazioni smaterializzate che sono tipiche della tecnologia, sono però relazioni che ci permettono di capire e di vedere qualche cosa di nuovo.
Potremmo dire che per i ragazzi, per i giovani, per gli adolescenti, oggi la rete è un medio per certi versi più potente, dove la creatività e dove la possibilità di usare e sintetizzare nello stesso tempo linguaggi diversi è una cosa che li attrae. Attenzione che questo ha delle conseguenze anche nel modo di vedere, di utilizzare, di fruire dei prodotti. Noi sappiamo che la televisione ormai non è più qualche cosa che viene utilizzato dai ragazzi così come la utilizziamo noi o come è stata utilizzata per tantissimi anni. Oggi la soluzione per i ragazzi sono le serie TV. E le serie TV è una tradizione, perché se la narrazione sui social per loro è un'immagine, tre parole e una musica, una cosa rapidissima, la serie TV dura stagioni intere, stagioni vuol dire settimane, mesi, anni, dove c'è il potere della narrazione è molto, si dilunga molto nel tempo, l'eroe, il protagonista, i protagonisti della serie hanno un'evoluzione, c'è un processo di identificazione dentro quello che accade. Ecco, questo vuol dire che l'antropologia che i ragazzi, i giovani stanno sviluppando attraverso la rete e le nuove tecnologie è un'antropologia nuova, diversa, che questo poi sarà qualcuno come il professore che ha appena parlato che ce lo dirà meglio, che tiene insieme questa dimensione così contraddittoria. Da una parte tutto e subito, e magari con una certa efficacia, dall'altra però uno svolgimento nel tempo che chiede ancora tempo e pazienza. Qual è il tema in pastorale? Qual è la nostra questione? Come ci troviamo noi a poter, dover reagire davanti a queste cose? Ecco, per noi, torno un attimo al tema dei social e della rete, per noi i social e la rete rischiano di essere una cosa che utilizza, nuova che utilizziamo però con uno stile vecchio. Cioè, in pastorale io vedo, soprattutto in pastorale giovanile, vedo questo problema, che utilizziamo più o meno tutti la rete, ma la utilizziamo con la testa, con la mentalità di quello che ci serviva di fare prima, come se la rete fosse semplicemente un'estensione della bacheca parrocchiale. Cioè, così come nella bacheca parrocchiale appendiamo gli avvisi, così come diamo le comunicazioni, così come convochiamo, chiediamo alle persone di partecipare, allo stesso modo stiamo producendo una quantità smisurata di volantini, di cose, perché nella nostra testa c'è questo concetto. Noi dobbiamo dire qualche cosa agli altri, noi dobbiamo annunciare il Vangelo offrendo contenuti, offrendo cose da dire. E allora attrezziamoci un po', la tecnologia è anche comoda, perché non devo distribuire il volantino, perché non devo più, sembra gratuita, costa poco, perché tutto sommato arrivo in un attimo a tutti, io ho incontrato preti e vescovi entusiasti, soprattutto un po' di tempo fa, perché dicevano: io pubblico una meditazione sul Vangelo domenicale e arriva a 10.000 persone. Che queste 10.000, dopo la terza riga, si fermano, questo non è tenuto in conto. Per cui si manda ancora un quarto d'ora di roba, si mandano testi lunghissimi, eccetera, eccetera. Ecco, stare dentro la rete oggi è una sfida e chiede soprattutto, credo, da parte nostra, non di innamorarci della rete come lo strumento del futuro, ma di vedere che la rete sta, permettendo a noi di guardare, di capire molte cose. Ecco, questo ci chiede di smettere di utilizzarla come se fosse la bacheca parrocchiale,
cominciare invece a essere curiosi di ciò che i ragazzi, gli adolescenti, i giovani ci dicono, ci raccontano di sé attraverso questi strumenti, che poi va sicuramente integrato e portato avanti attraverso altri tipi di esperienze. Lì bisogna per forza necessario tornare a relazioni che siano relazioni invece forti, che siano in presenza, che siano relazioni dove a essere coinvolto non è più soltanto la creatività di chi ha prodotto un bel video, di chi ha prodotto qualcosa di curioso, un meme divertente, ma che siano davvero la possibilità di entrare in gioco totalmente con il corpo. Io qui ho saltato anche tutto un tema che sarebbe interessantissimo, che è quello della liturgia. Ci siamo illusi che attraverso la rete digitale la liturgia avrebbe potuto essere celebrata e vissuta. In realtà abbiamo visto che appunto senza il corpo, senza la presenza, diventa davvero difficile. Ecco, chiudo dicendo che in pastorale i problemi, i temi di cui abbiamo sentito parlare prima sono temi di cui dobbiamo tenere fortemente in conto. Il digitale, semmai, è una possibilità, non è una scorciatoia. E così come nelle relazioni in presenza non c'è mai la soluzione completa, anche il più bravo educatore avrà problemi con qualcuno. Qualche volta, in qualche momento, ha qualche problema con i ragazzi, così la rete non può essere letta come la soluzione finale, la soluzione che risolve tutti i problemi di relazioni. E questo vuol dire imparare a maneggiare la tecnologia per un verso, a capirla, imparare a guardare dentro, a capire che cosa i ragazzi ci stanno raccontando di se stessi e imparare ad alternare distanza e presenza, non pretendendo che questa dimensione altra sia qualche cosa non solo di nuovo, ma anche di risolutivo. Questo processo, credo, è un processo faticoso, è una sfida, non è una cosa che si dà in un attimo, semplicemente perché tutti noi abbiamo in mano uno smartphone e più o meno abbiamo capito qualche cosa, però credo che sia una sfida interessante. Grazie. Grazie a lei, Don Michele, e non vediamo l'ora di vederla capofila di un bel gruppo di giovani. Grazie ancora. Rimaniamo sul tema dei giovani per concludere il nostro ultimo tema e quindi anche il nostro convegno e guardiamo in particolare un aspetto che è l'abilità o l'abilità dei giovani di pensare, di progettare, di avere il senso del proprio futuro o, come si dice in inglese, the future literacy. A proporci il tema è il professor Tonino Cantelmi, psichiatra noto dalle innumerevoli pubblicazioni ed è attualmente professore di cyberpsicologia presso l'Università Europea di Roma. A te, professor Tonino, con la tua digitale parola. Grazie. Intanto volevo far notare che stiamo vivendo una curiosa contrapposizione. Abbiamo da un lato un tempo sospeso, questo è stato ben declinato già nelle relazioni precedenti, un tempo sospeso che scippa il futuro, ci impedisce di pensare al futuro in qualche modo. E dall'altro abbiamo un altro fenomeno apparentemente contraddittorio, che è quello del fenomeno che potremmo chiamare cambiamento-velocità. Non esattamente cambiamento veloce, ma proprio cambiamento-velocità. La pandemia Covid-19 ha generato questi due fenomeni: tempo sospeso, scippo del futuro da un lato, cambiamento-velocità dall'altro. Tutto è avvenuto talmente rapidamente che il cambiamento stesso è divenuto velocità. Questi due fenomeni hanno un impatto mentale importante, oltre che un impatto psicosociale. Volevo riflettere anche sul fatto che abbiamo usato il termine mutamento tecnologico. Io credo che abbiamo vissuto l'insurrezione tecnologica, proprio perché è stato tutto velocissimo. Fino a pochi giorni prima,
la maggior parte delle persone lavorava in un ufficio. In pochi giorni la maggior parte delle persone ha lavorato o non ha lavorato o è stata fuori dal lavoro o ha lavorato da remoto. Pochi giorni prima, per sempre, da sempre, gli studenti si alzavano la mattina e andavano a scuola. Pochi giorni dopo gli studenti hanno smesso di andare a scuola e si sono collegati appena svegli, praticamente un minuto prima di svegliarsi, si sono svegliati un minuto prima di collegarsi, si sono collegati a qualcosa che abbiamo chiamato educazione a distanza, didattica a distanza. Questa insurrezione digitale è stata talmente veloce che il cambiamento lo potremmo definire appunto un cambiamento velocità. Tornando però al punto sul futuro, la domanda che ci dobbiamo porre è come questo tempo sospeso in qualche modo si concilia con le dinamiche di noi uomini, che siamo uomini e donne, che siamo predisposti, non facciamo altro che pensare al futuro, siamo cioè dei futuristi. Ognuno di noi in realtà non fa altro che pensare a come sarà il momento successivo, i giorni successivi, i mesi successivi, gli anni successivi, pensiamo sempre al futuro. E il tema fondamentale è come questo pensare al futuro influenza il presente. Consentitemi di fare un passo indietro. Poco prima della pandemia, quando si parlava di futuro, c'erano due scenari che si contrapponevano fra di loro. Quelli della collasso Sofia, quelli che usavano come termine iconico del futuro. Il termine collasso, il futuro sarà un collasso. I collassonauti proclamavano il ritorno alla natura, la fine dell'antropocene, il periodo nel quale, cioè, abbiamo definito che madre natura non esiste più e tutto è prodotto dall'uomo, dalla tecnologia. Bene, i collassonauti ritenevano che saremmo andati rapidamente verso una forma di collasso e quindi l'icona del futuro era il collasso. Dall'altro, abbiamo avuto gli accelerazionisti, coloro che invece hanno cominciato a pensare che lo scenario del futuro sarebbe stato influenzato da accelerazioni fantastiche, straordinarie, tecnologiche, diremmo, qualcosa che avrebbe generato, anche grazie all'intelligenza artificiale, il tema della tecnocrazia. E che avrebbe così seppellito definitivamente le forme del capitalismo precedente con un nuovo capitalismo che è quello tecnocratico, al posto dello Stato, aziende tecnologiche, al posto del governo, un CEO, al posto delle elezioni, un customer care, un ufficio reclami. Da un lato, quindi, gli accelerazionisti con la loro idea che la tecnologia avrebbe. La velocità, l'accelerazione straordinaria della tecnologia avrebbe generato il futuro. Detto questo, oggi cosa stiamo sperimentando? Il tempo sospeso, cioè una condizione nella quale non riusciamo più a progettare il futuro. Ed ecco perché diventa fondamentale in questo momento sviluppare due importanti skill sulle quali dovremmo orientarci. È stato detto molto bene che il Covid genera un impatto sulla mente umana caratterizzato da un trauma sostanzialmente, un trauma globale, pervasivo, persistente, minaccioso, un trauma che avrebbe generato già nel presente una serie di difficoltà. Considerate che i primi studi sono stati fatti già in febbraio e marzo in Cina e ci davano dati estremamente allarmanti. Come dire, per esempio, per quanto riguarda la popolazione degli operatori sanitari, almeno uno su due avrebbe presentato in acuto oppure più lentamente nel tempo un disagio emotivo. E altre popolazioni a rischio sono state identificate, ma tutta la popolazione in generale subisce questo trauma. E dunque dobbiamo sviluppare forme di coping, di reazione all'evento traumatico. Per quanto riguarda però il tema del trauma come impatto della pandemia Covid-19 sulla capacità di proiettarsi nel futuro, di pensare al futuro,
Beh, lì dobbiamo riflettere su che cosa possiamo sviluppare, cosa possiamo fare. E dicevo, dovremmo sviluppare due skill. Però per comprenderle, facciamo ancora un'ulteriore riflessione sul concetto di futuro. Perché molti di noi pensano al futuro come futurum, cioè qualcosa che diviene. Questa è una visione molto ingenua del futuro. Come se il presente in qualche modo potesse avere un percorso e il futuro è qualcosa che diviene, che dunque è già nel presente. Oppure una visione diversa dell'adventus, cioè il futuro che viene e che in qualche modo influenza il presente. Questo dal punto di vista nostro è stato definito iperstizione. Cos'è la iperstizione? La iperstizione è un'idea, una visione del futuro anche discontinua con il presente, che produce però effetti sul presente. Ecco, il tema centrale è questo qui, cioè comprendere come la visione del futuro influenza il presente, come cioè in qualche modo il futuro è già presente, perché è un futuro che viene, è un adventus che ci viene incontro in qualche modo. Quali sono le due skill su cui vorrei puntare, cercare di attrarre la vostra attenzione? Beh, per quanto riguarda il cambiamento velocità, non c'è dubbio che la skill fondamentale è quella della flessibilità psicologica. Cosa significa flessibilità psicologica? Significa molte cose, ma questo è un qualcosa sul quale dobbiamo lavorare tutti. Direi che per esempio tutte le leadership del mondo, in ogni settore, in ogni situazione, si stanno interrogando su come guidare il processo cambiamento velocità. E tutte le leadership debbono fare uno sforzo estremo di flessibilità. In questo momento io sto parlando e guardo me stesso, nel video vedo solo me stesso. Immagino qualcuno che stia ascoltando, non ho nessun segnale da ciò che viene, sto adattando la mia condizione di, tra virgolette, relatore ad un qualcosa che è un po' lontano da tutto ciò che avevo in testa prima. Qui, per continuare per fare questo, occorre una flessibilità, occorre cambiare il punto di vista, occorre cambiare le nostre modalità di prospettiva. La flessibilità però, la flessibilità psicologica paradossalmente appoggia se stessa sul concetto di accettazione della realtà. Dovremmo imparare cioè a fare più i conti con i nostri sé contestuali piuttosto che con i nostri sé ideali o come dovremmo essere. La flessibilità è in qualche modo un po' come camminare sul ghiaccio. Per poter fare un passo occorre poggiare il piede su un punto sicuro. Stiamo camminando sul ghiaccio, su un lago ghiacciato, dobbiamo porre il piede su un punto sicuro. Quel poggiare il piede sul punto sicuro significa accettare il contesto, accettare la realtà, non contrastarla, ma accettarla. E solo questo ci consente di fare il passo successivo. E dunque tutti i fenomeni che la flessibilità richiede sono fenomeni di accettazione, di capacità di comprensione del contesto, capacità di pensare che, per esempio, è ingenuo ritenere che tutto tornerà come prima. Alcune leadership, alcune realtà si stanno semplicemente acquattando, aspettando cioè che tutto torni come prima per poter riprendere. Questa è una logica rigida. La flessibilità impone guardare il contesto, accettare questo contesto, accettare per me in questo momento di fare il relatore in un modo così anomalo, guardando la mia faccia nello schermo senza avere contezza di che cosa questa azione sta generando nelle altre persone o non sta generando nelle altre persone. Flessibilità significa anche ampliamento del repertorio valoriale, che è un qualcosa di estremamente interessante. In questo momento, per esempio, il valore, l'ampliamento del valore del repertorio valoriale richiede
uno sviluppo di una delle componenti del sistema di accudimento e cura che noi abbiamo nel nostro cervello, ed è per esempio lo sviluppo di un valore che è la compassione. Probabilmente una delle risposte migliori, un coping formidabile al disagio emotivo che noi viviamo in questo momento è l'autocompassione e la compassione. Compassione significa non solo guardarsi dentro e accogliere il proprio dolore, il proprio disagio, o guardare l'altro e notare, vedere il disagio dell'altro, ma significa che in funzione di questo che io noto, emetto un'azione, un impegno. Compassione significa passare dalla inattività all'impegno. Questo è flessibilità psicologica, è passare da un sistema di scoraggiamento, di inattività, a un sistema di impegno e di attività. Ma flessibilità psicologica impone che sviluppiamo le nostre capacità di defonderci, come diceva Siracusano nel suo intervento prima, da tutti i pensieri negativi che affollano la nostra testa. Molte leadership sono in crisi perché sono troppo affollate di pensieri negativi. La fusione con i pensieri negativi richiede e genera uno stato di paralisi. La capacità di defusione, cioè di uscire fuori, di guardare questo aspetto dall'esterno, è una delle capacità che appartiene al mondo della flessibilità psicologica. Dunque, flessibilità psicologica significa consapevolezza da un lato, impegno dall'altro. Questo ci consente di affrontare il tema del cambiamento velocità. Tutti ricorderanno, o qualcuno di noi ricorderà meglio, come il grande Shakespeare ha evidenziato questo in Re Lear. In Re Lear l'ultima scena è drammatica. In questa opera di Shakespeare l'ultima scena è tutti i protagonisti muoiono, nessuno di loro è in grado di creare un varco per il futuro alle generazioni. Perché muoiono? Perché tutto finisce? Perché tutto crolla? Perché nessuno di loro è stato capace di cogliere il cambiamento, anche per allora, velocissimo. Anzi, uno di loro, uno dei leader dell'epoca, il servitore di Re Lear, Gloucester, dice: è colpa dell'eclissi di sole di luna, cioè una fake news, come diremmo oggi, un qualcosa, una incapacità di leggere il contesto, un'incapacità di cogliere il cambiamento, un'incapacità di governare i processi di cambiamento, una capacità di entrare in sintonia con il cambiamento. È talmente discontinuo il tema del cambiamento velocità, che fa sì che ogni leadership dovrebbe riflettere sul fatto che non è possibile semplicemente riprendere ciò che abbiamo temporaneamente sospeso, ma che occorre ricominciare da capo. Chinarsi, come dice Italo Calvino nelle Città Invisibili, su ciò che inferno non è, quelle piccole realtà belle che ci sono ancora oggi da salvare. Chinarsi su quelle, farle crescere e ricominciare da capo. Ma la skill fondamentale è sviluppare la capacità di utilizzare il futuro nel presente. Questa è una skill che si può allenare, che si può addestrare. È una skill sulla quale siamo tutti portati spontaneamente ad agire, ma che in realtà richiede un allenamento, un'attenzione. Io credo che dovremmo riflettere su questa skill, cioè sulla capacità di cogliere come il futuro influenza il presente. È una skill che richiede la capacità di analizzare i contesti, ma soprattutto di avere un fenomeno mentale che si chiama scanning, cioè quella capacità di vedere dettagli apparentemente insignificanti, che però sono dettagli che poi costruiscono visioni del futuro. Riconoscere quelle che sono le tendenze di base del futuro e sviluppare dei prototipi di futuro. Sarebbe meglio pensare non tanto al futuro quanto ai futuri, cioè immaginare che abbiamo futuri alternativi e dunque fare una scelta sulla base valoriale di impegnarsi per uno dei futuri alternativi. E questa è una skill che dobbiamo sviluppare. Allora io direi in conclusione che stiamo vivendo un momento straordinario da questo punto di vista, che è un momento di cambiamento velocità talmente significativo
per il quale la riflessione sul futuro non può essere fatta con i modelli di lettura del futuro che avevamo fino a pochi giorni fa, fino a poche settimane fa. E soprattutto che dobbiamo abbandonare l'idea ingenua che la pandemia finisce e tutto torna come prima. La pandemia finirà, ma tutto non tornerà come prima. E come ha detto Monsignor Russo stamattina, cambierà in meglio solo chi davvero vuole cambiare in meglio, solo chi davvero vuole flessibilmente ampliare il proprio repertorio di valori. E tra questo, secondo me, tra questi valori, introdurre soprattutto il tema della compassione. Grazie. Grazie professor Cantelmi. Allora nulla sarà più come prima? Riusciremo a cambiare? Credo che dall'intervento del professor Cantelmi nascano molti interrogativi. Ci ha proposto alcuni elementi utili, credo non solo ai giovani, ma un po' a tutti, cioè a chiunque voglia mettersi in linea, farsi interrogare da questo momento che abbiamo sentito non è un'opportunità perché nessuno l'avrebbe voluta, ma siccome la stiamo vivendo, l'interrogativo fondamentale è come interrogarci di fronte a questa situazione. Grazie professor Cantelmi per il suo intervento. E se parliamo di giovani, possiamo anche pensare alla capacità che i giovani hanno o non hanno di pensare alla propria vocazione, a vedersi proiettati in un futuro. Ecco perché l'intervento pastorale lo abbiamo chiesto a Don Michele Gianola, che oltre ad essere sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, è proprio il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni. Don Michele, a lei la parola. Bene, grazie a tutti, grazie dell'ascolto. Dopo questa giornata intensa, certamente abbiamo sì, tante sollecitazioni, tanti spunti. E io vorrei così, con tutta semplicità, cercare di raccogliere questo invito a intrecciare giovani e vocazione, ricordando che se, soprattutto che la vocazione non riguarda soltanto i giovani, ma ha a che fare con tutta la vita. Come quando una pianta inizia a sorgere, qualcosa germoglia, è chiamata appunto a iniziare a spuntare, rafforzarsi e portare frutto nella vita. Per cui la questione vocazionale, se vogliamo, riguarda ciascuno di noi che ascoltiamo, ogni uomo e ogni donna di questa terra, perché dentro la vita dello spirito ciascuno possa fruttificare e crescere, portare frutto laddove abita. E allora in questa prospettiva credo che così possiamo cercare con tutta così in punta di piedi quello che questa pandemia, questo tempo ci consegna. E vorrei così suggerire una lettura di un testo di Lewis, Le lettere di Berlicche, che è un testo curiosissimo perché sono delle lettere scritte un po' al contrario, raccontano della vita spirituale, ma dal punto di vista di un giovane malacoda, un apprendista tentatore, che scrive allo zio Berlicche, diavolo esperto della tentazione, chiedendo dei consigli. E in una di queste lettere che ci parla del futuro, dice così, questo è il consiglio. Dobbiamo fare in modo che questo giovane si trovi nel massimo dell'incertezza, sicché la sua testa si riempia di schemi contraddittori riguardo al futuro, ciascuno dei quali possa provocare paura o speranza. Non vi è nulla che equivalga alla sospensione o all'ansietà per barricare la mente di un essere umano contro il nemico. Egli, il nostro Signore, noi intendiamo, vuole uomini che si preoccupino di ciò che fanno. Nostro compito della tentazione è farli pensare sempre a ciò che capiterà loro.
Credo che questo tema della sospensione si aggancia a quanto il professor Cantelli già ci ha introdotto e mi richiama un altro testo, che è il testo della parabola evangelica di quell'uomo che va a lavorare il suo campo. Quest'uomo così si occupa del suo lavoro, fatica, mette mano all'aratro, conduce i buoi, che so. E a un certo punto scopre che all'interno del suo campo c'è un tesoro, che già stava là, che qualcuno aveva messo e che lui sorprendentemente si trova a incontrare. Vende tutto, acquista quel campo e così gode di questo tesoro. Io credo che il presente sia il luogo, la storia. Oggi sia il luogo dove ciascuno è chiamato a vivere e ad abitare. E questo tempo sì, appare un tempo sospeso, ma in realtà sta facendo emergere alcuni nodi fondamentali che ci richiamano alla vita di tutti. Credo che la cosa che ritengo appunto importante è abitare questo tempo. È un tempo da esplorare e riguardo al futuro, riguardo no, al nostro tema, credo che ogni esplorazione ha bisogno di partire da un porto sicuro. La fatica dei giovani, ma non soltanto la loro, di guardare avanti nella storia è la difficoltà di trovare un centro, un luogo su cui poggiare i piedi. Leggendo un autore, mi rimase questa immagine molto interessante, secondo me, che descrive questi giorni, no? Questo nostro tempo culturale, pattinando sul ghiaccio sottile, ogni speranza di salvezza sta nella velocità. Come dire, chi si ferma è perduto. Sostare, fermarsi, ciò a cui siamo costretti anche in questo tempo di lockdown, è quello che crea tensione, paura, ansia, perché abbiamo paura appunto di affondare. La vita spirituale in questo ci insegna, ci conduce al fondo di noi stessi attraverso le paure, i fantasmi, gli scheletri nell'armadio, le fatiche, i dolori che la nostra storia ci ha portato, riconoscendo che alla radice di ciascuno di noi abita lo spirito di Dio, che è l'amore che annuncia che noi siamo figli. Questo è il punto, al quale possiamo appoggiare la nostra vita, riconoscere che dentro, la barca della storia, Cristo dorme, accanto a noi, lo Spirito abita dentro di noi. Questo permette di prenderci cura di noi stessi, riconoscendoci preziosi, non perché siamo bravi, perfetti, migliori, ma perché siamo figli. Questo ci permette di riconoscere che siamo all'interno di una rete di relazioni tessuta all'interno di questa figliolanza che ci rende gli uni fratelli degli altri. Ci permette di riconoscere una sorta di legame, di nodi di una rete che è fatta da tutte queste scintille di spirito che abitano il cuore di ciascuno e che permettono la connessione e lo scorrere della vita in tutto il corpo dell'umanità, della storia. Noi dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri per il semplice fatto che ciascuno è importante, che la vita dell'uno, ci annuncia la scrittura, è legata alla vita dell'altro, che nessuno è davvero solo in questa storia, ma che ciascuno fa parte di un mondo di volti, di connessioni, di uomini e donne che nel bene e nel male hanno intrecciato la vita di ciascuno e che abitano il cuore di ogni persona. Chiedo allora che per così lasciare immaginare ai giovani il futuro,
e immaginarlo tutti insieme con un patto tra generazioni al quale ci invita Papa Francesco con particolare insistenza, è utile, necessario, fondamentale, a mio avviso, riconoscere che ciascuno dentro questa vita, dentro questa realtà, ha la possibilità di essere creativo, di mettere al mondo, di generare, perché questa è l'opera che sta nell'idea originaria di Dio. Quando all'inizio della scrittura si racconta che Dio ha creato il creatore, crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, crea nell'atto stesso in cui l'immagine è data dall'atto stesso in cui sta creando. Per cui il bello della vita è che abbiamo la possibilità di mettere al mondo cose buone lì dove abitiamo. Io credo che l'orizzonte della speranza che grida questo tempo ha bisogno di uomini e donne credenti che riconoscono nella speranza non il sogno immaginario, la fantasia di un futuro fiabesco, ma la reale possibilità di credere che la vita dello spirito oggi ci dà la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, di concreto, di reale, di vero, di assomigliante al Vangelo ancora di più per domani. Credere nella possibilità che si realizzi la preghiera che ogni giorno i credenti alzano al Padre, nella preghiera dei figli, laddove diciamo come in cielo, così in terra. Che la terra possa diventare sempre più simile al cielo. Questa è la vocazione di tutti e la possibilità che ciascuno ha nel suo piccolo, nelle piccole cose che gli sono affidate, di poter fare in modo che l'amore scorra e la carità rimanga. Questo tempo, credo, ci mette davanti le domande più importanti della vita. Perché cosa vale la pena davvero vivere? Perché cosa vale la pena morire? Che cosa rimane? Dentro nella rivelazione sappiamo che quello che rimane è soltanto la carità, l'amore che abbiamo così potuto ricevere e che nella nostra povertà abbiamo saputo anche condividere con gli altri. Grazie a tutti e così buon tempo di avvento, buona continuazione, ci accompagniamo nella preghiera, soprattutto con chi soffre e con coloro dei quali si prendono cura. Grazie Don Michele, grazie per le sue parole. Raccolgo due spunti di quanto ci ha detto. Uno, di diventare esploratori, come dei novelli Indiana Jones alla ricerca di un bene prezioso. L'altro, se il Cristo dorme sulla nostra barca in pericolo, speriamo che si svegli. Ci ricorderà magari che dobbiamo avere più fede, forse questo, ma vogliamo essere su questa barca. Salvare noi e salvare tutti. Grazie ancora Don Michele, ricordo a tutti, visto che ci stiamo avvicinando verso la chiusura, che saranno disponibili gli atti del convegno, non a brevissimo tempo, ma come negli altri convegni 1, 2 e 3 di Chiesa Salute, di Chiesa Italiana e Salute Mentale, anche per questo convegno saranno pubblicati gli atti. La complessità, evidentemente l'avete notata, di tanti relatori richiede un certo tempo, però da subito sarà possibile rivedere i video, rivederli voi o farli vedere alle persone interessate, accedendo al canale, dedicato CEI Pastorale della Salute. Questi video sono nella playlist, li potete vedere senza nessun'altra password di accesso. Ringrazio davvero chi ha lavorato dietro le quinte per la realizzazione di questo convegno online. Avete visto, abbiamo avuto delle difficoltà, ma in questi ultimi mesi credo che anche le trasmissioni più titolate abbiano avuto dei problemi. Allora ringrazio Francesco, Marco, Pietro, Laura che hanno lavorato prima e oggi in maniera particolare alla realizzazione e io mi congedo da voi lasciando la parola, evidentemente non poteva essere così, vi ho già ricordato che ci saranno a disposizione gli atti e i video, li potete rivedere sul canale dedicato CEI Pastorale della Salute e in chiusura per guardare il
futuro immediato che abbiamo davanti è in attesa del prossimo convegno La Chiesa Italiana e Salute Mentale 5. Lascio la parola a Don Massimo Angelelli, che ha voluto, desiderato questo convegno insieme all'ufficio e al tavolo sulla salute mentale, chiedendogli: e adesso che cosa possiamo fare? Dove possiamo guardare? A chi possiamo guardare? A te la parola di chiusura, Don Massimo. Dicevo Gianni, avevi chiuso con le difficoltà tecniche. Oggi abbiamo vissuto una giornata estremamente complessa anche dal punto di vista tecnico. Abbiamo ascoltato 29 relazioni, 29 interventi offerti da 26 relatori e quindi lo sforzo anche tecnico-organizzativo è stato impegnativo e alto. Passavi per i ringraziamenti, sono i miei ringraziamenti sinceri e fraterni a tutto l'ufficio, a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa giornata e anche a te Gianni. Mi hai chiesto dove guardare, che cosa fare, come andare avanti. Anzitutto riposandoci un po' tutti perché sembra che siamo molto stanchi e abbiamo bisogno di raffreddare le idee, di fare un momento di sosta perché viviamo un tempo di ansia, un tempo affaticato, un tempo preoccupato, un tempo che è carico di paure, di incertezze. Come siamo partiti stamattina dalla riflessione del fatto che la pandemia ci ha destabilizzati, chiudiamo questa giornata di studio e di riflessione riflettendo sul fatto che dobbiamo rallentarci, rallentare molto e guardarci intorno. La prima cosa è guardarci intorno, guardarci gli uni gli altri, perché se le relazioni, come abbiamo detto, devono essere curate nelle loro ferite, possiamo farlo reciprocamente. Poi dobbiamo guardare avanti con grande fiducia, con grande serenità. Più che guardare dove, io mi permetto così, un'osservazione, io direi guardare chi? Guardare colui che ha dato speranza al mondo, guardare colui che ha dato certezze al mondo, ha dato conferma della sua presenza e della sua vicinanza. Colui che si è presentato come uno solo dei nostri riferimenti, il nostro maestro. E che sia uno solo Gesù, il nostro maestro, è anche il tema della prossima giornata mondiale del malato che celebreremo a febbraio. Se Gesù è il maestro, è lui la guida, è lui che ci può dare indicazioni. Non è una fuga né avanti né indietro né verso l'alto, ma è il recupero di una prima relazione ferita che abbiamo ferito noi con lui, con il peccato e che dobbiamo curare. Questo ci darà grande serenità perché è con lui che vengono curate e ristabilite le ferite. E a fianco di Gesù faremo tutto quello che c'è bisogno di fare per ristabilire la nostra serenità, il nostro ben vivere, il nostro ben essere. E per fare questo abbiamo bisogno di tutti. C'è una singolarità in questo periodo che mi ha molto colpito. Due documenti sono usciti dalla Santa Sede a distanza di poco tempo. La lettera Samaritanus Bonus della Congregazione per la Dottrina della Fede e l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. La Samaritanus Bonus è incentrata sulla figura del buon samaritano, come chiaramente dice il titolo. Ma il secondo capitolo dell'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, parla esclusivamente della figura del buon samaritano. La Chiesa tutta ci sta riproponendo questa figura di persona che si prende cura di persone. È il modello in assoluto, è il modello di cura, è il modello di chi si coinvolge, non passa oltre, è il modello di chi spende del tempo e anche dei soldi per curare e voler bene agli altri. E si preoccupa perché gli altri stiano bene. Se questa pandemia ci ha allontanati fisicamente, sarà devastante se ci dovessimo allontanare anche moralmente gli uni dagli altri. E invece diventi l'occasione per riavvicinarsi, uno stare insieme, veramente come fratelli, in maniera tale che le nostre relazioni, il nostro equilibrio, la nostra vita sia piena di cose buone da dire, da fare, da incontrare e così rimaniamo saldi nella fede e capaci di guardare avanti. È l'augurio che io faccio a tutto il mondo della pastorale della salute a cui è rivolta questa giornata, in particolare a tutti i curanti, a quella schiera silenziosa, così l'ha definita Papa Francesco, schiera silenziosa di operatori che si prendono cura di persone.
A loro rinnovo la nostra gratitudine e la promessa che non ci allontaneremo dai luoghi della sofferenza, staremo lì insieme a loro per sostenerli, per sostenerci e camminare insieme. Vi auguro anche una buona domenica, un buon cammino di avvento e arrivederci ai prossimi appuntamenti proposti dall'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute. Grazie a tutti.